In conclusione di questa disamina del decreto legge, mi voglio soffermare sulle disposizioni penali che il decreto legge contiene. Disposizioni penali che, come dicevo all'inizio, sono state propagandate come una reazione, un tentativo di contenere il traffico dei migranti, eccetera, eccetera, ma che in realtà non incidono assolutamente niente rispetto su tutta la dinamica, su tutto il meccanismo che porta, no, al traffico dei migranti e produce quegli attraversamenti che poi così tanto spesso si rivelano drammatici. In realtà questa parte del decreto legge è una parte che vediamo in piena e assoluta continuità con quella sorta, no, di populismo penale, con quel giustizialismo, per cui quando succede qualche fatto grave la prima cosa che viene data in pasto all'opinione pubblica è un innalzamento delle pene, anche quando questo in realtà rispetto al problema non ha alcuna funzione, anzi non ha alcuna funzione rispetto al problema specifico, ma nel contempo produce comunque un'involuzione del nostro ordinamento penale, perché comunque un ordinamento penale che innalza a dismisura le pene e lo fa tra l'altro in forma assolutamente frammentaria, anche in violazione di tutta una serie di canoni di garanzia, produce comunque una degenerazione degli assetti penalistici del paese. E quando c'è una degenerazione degli assetti penalistici dell'ordinamento penale, questo è un rischio che si riversa su tutti e tutte. Cioè non è una questione che riguarda solamente i trafficanti, gli scafisti o i migranti. Dicevo che in realtà questo innalzamento delle pene non serve a niente, perché prima di tutto i registi di quei traffici, chi ha la regia di quei traffici non sono quelli che stanno nel barcone, perché nel barcone comunque rischi la vita, adesso al di là della posizione che hai e del rapporto che hai con chi ha organizzato il traffico, comunque nel barcone rischi la vita in qualche maniera. Per cui i veri registi dell'operazione non sono nel barcone, anzi i veri registi dell'operazione, se vogliamo essere proprio onesti, stanno molto di più nelle stanze e nei luoghi dove tanti rappresentanti del governo italiano e dei governi europei si sono recati per stilare accordi che possano contenere i flussi dei migranti, anche canalizzandoli dentro quelli che oramai sono in maniera accertata dei campi di concentramento. Quindi figuratevi, aumenti un anno, due anni, tre anni, cioè del materiale umano in grado di mettersi in gioco in un contesto di disperazione di questo tipo lo trovi sempre, fin tanto che i registi stanno poi in realtà al sicuro. Quindi anche l'effetto dissuasivo delle pene è prettamente, come dire, ideologico, cioè non ha nessuna attinenza con la realtà. Dal punto di vista giuridico, normativo, che cosa succede? Succede che vengono innalzate le pene previste nell'articolo 12 del testo unico in materia di immigrazione, cioè le pene previste per il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, per il favoreggiamento dell'ingresso illegale in territorio italiano. E come vengono modificate queste pene? Vengono innalzate di un anno, sia nel minimo che nel massimo. Quindi il favoreggiamento semplice, a differenza di quello aggravato, viene punito sulla base di queste modifiche che sono state introdotte con una pena che va da 2 ai 6 anni, mentre il favoreggiamento aggravato, le ipotesi di aggravamento sono diverse, insomma il favoreggiamento diventa aggravato quando riguarda 5 o più persone, quando i soggetti sono esposti a rischi per l'incolumità personale, eccetera, eccetera, viene aumentato e viene portato il trattamento sanzionatorio da un minimo di 6 anni ad un massimo di 16 anni. Quindi praticamente sia il favoreggiamento semplice che il favoreggiamento aggravato, le sanzioni per il favoreggiamento semplice e per quello aggravato vengono aumentate di un anno nel minimo e nel massimo.
Poi viene introdotta una nuova fattispecie di reato, e cioè un reato che è titolato morte o lesioni come conseguenza di diritti in materia di immigrazione clandestina. Quando viene commesso questo reato? Questo reato viene commesso quando viene attuato, vengono poste in essere condotte di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, condotte di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravate dal rischio per la vita, per l'incolumità o dalla presenza di trattamenti inumani e degradanti nel traffico appunto delle persone. Quindi innanzitutto alla base abbiamo il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ce l'abbiamo in forma aggravata, cioè deve trattarsi di un favoreggiamento basato su un traffico che ha messo a rischio la vita, l'incolumità della persona o comunque che ha prodotto trattamenti inumani e degradanti ai suoi danni, a cui consegue la morte o la lesione o le lesioni personali a carico appunto dei soggetti oggetto di queste condotte come conseguenze non volute. Cioè, quindi il reato si integra quando avviene che in presenza di un favoreggiamento all'immigrazione clandestina aggravato, così come dicevo poco fa, si verificano lesioni personali o la morte dei migranti che sono appunto oggetto della condotta. Ma sono lesioni o morte come conseguenza non voluta, perché altrimenti si tratterebbe di tutt'altri tipi di reato. Ecco, sulla base di questa nuova fattispecie penale viene prevista una scaletta di sanzioni che sono sostanzialmente queste. Viene prevista la pena che va da 20 a 30 anni se dalle condotte deriva la morte di più persone o la morte di una persona unitamente a lesioni gravi o gravissime a carico di una o più persone, da 15 a 24 anni se ne deriva la morte di una persona, da 10 a 20 anni se ne deriva le lesioni gravi o gravissime a una o più persone. Quindi, diciamo così, in presenza di un favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravato, se da questo favoreggiamento deriva come conseguenza non voluta, quindi sostanzialmente a titolo colposo, la morte o le lesioni personali delle vittime, i parametri di pena che vengono previsti dalla norma sono quelli che ho appena detto. Quindi vi ripeto, da 20 a 30 anni se c'è la morte di più persone oppure concorre la morte di una persona con le lesioni gravi o gravissime di una o più persone, da 15 a 24 anni se ne deriva la morte di una sola persona, da 10 a 20 anni se invece non ci sono eventi di morte ma ci sono eventi di lesioni gravi o gravissime a una o più persone. Queste pene poi, in presenza di ulteriori circostanze aggravanti, possono essere aumentate a loro volta fino alla metà. Quindi vabbè, arriviamo a pene molto molto alte che rasentano sostanzialmente l'ergastolo. Ora, la morte come conseguenza non voluta, io mi vorrei soffermare un attimo su questo punto, perché in realtà questa evenienza è già disciplinata nel nostro codice penale, in particolare dall'articolo 586 del codice penale, che è proprio intitolato morte e lesioni come conseguenza non voluta di altri delitti. Cioè io commetto un delitto di qualsiasi tipo, in conseguenza a questo delitto però deriva la morte o le lesioni personali a carico di una persona o di più persone. E l'articolo 586 del codice penale sostanzialmente che cosa prevede? Prevede che se succede questo, i responsabili vanno puniti secondo le disposizioni previste per l'omicidio colposo o le lesioni colpose, cioè quelle che tu non produci perché le vuoi produrre, ma perché succedono delle cose, come nel caso anche di un incidente stradale, no? Cioè, quindi va trattata come fosse, appunto, vanno trattato, il trattamento sanatorio va equiparato
a quello di lesioni o morte o omicidio colposo, con un aumento di pena che non è definito, cioè che viene rimesso al giudice. Cioè, quindi si fa riferimento alle lesioni colpose e all'omicidio colposo con un eventuale aumento di pena, no, non un eventuale, con un aumento di pena che poi il giudice deciderà in base al caso che deve trattare. Ora, questa disciplina che è contenuta nel nostro codice penale produce un sistema sanzionatorio fortemente ridotto e ridimensionato rispetto a quello previsto dalla nuova fattispecie penale. E quindi questo produce evidentemente dei disequilibri dentro, come dicevo prima, dentro l'ordinamento penale, dentro il sistema penale. Perché? Perché ci sono poi condotte simili, fattispecie che in realtà possono essere sovrapposte, perché comunque parliamo pur sempre di morte o lesioni non volute, però con trattamenti estremamente differenziati. E quindi in qualche maniera si produce quell'elemento di differenziale, no, dentro l'ordinamento penale che è sempre molto rischioso, perché comunque la norma penale dovrebbe il più possibile essere generale, e sulla base di questa dimensione generale poi eventualmente calibrare secondo anche la valutazione del giudice in base al caso specifico. Tra l'altro la norma, chiudo, siamo alla conclusione, tra l'altro la norma prevede che il reato venga punito secondo la legge italiana, quindi secondo la fattispecie che abbiamo illustrato, anche se la morte o le lesioni non volute si sono verificate in un altro paese. E questo introduce tutta una serie di problematiche, perché anche nel caso in cui io sia imputabile di un omicidio a titolo colposo, di lesione personale a titolo colposo, bisogna sempre dimostrare che c'è un rapporto di causalità tra la mia condotta e le lesioni che ho procurato, perché altrimenti se quelle lesioni riguardano un soggetto che è stato vittima di una mia condotta, che io ho coinvolto in una mia condotta delittuosa, ma in realtà le sue lesioni provengono da tutt'altro contesto, ovviamente non posso essere considerato responsabile. Quindi in questo caso appare molto difficile capire come si possa conseguire con la dovuta certezza la prova poi che quelle lesioni o quell'omicidio è avvenuto in un altro paese, in un rapporto di sicura causalità rispetto alla condotta che è stata messa in campo. Certo, nel caso di episodi particolarmente gravi, questa cosa evidentemente si può ricavare, no, dal fatto così come è stato determinato, così come si è determinato, però ci sono tante vicende poi, perché poi la norma, noi non dobbiamo pensare che riguardi solamente, appunto, ne so, l'attraversamento del mare, il traffico dei migranti con i barconi, perché poi in realtà qui si fa riferimento a una fattispecie più ampia, cioè riguarda qualsiasi attività con cui si procuri l'ingresso illegale o si tenti di procurare l'ingresso legale del cittadino straniero in territorio italiano. Quindi può riguardare anche vicende molto più ridimensionate rispetto alle quali, cioè, valutare come se una determinata lesione è imputabile o meno ad un soggetto, tra l'altro se quel fatto si è verificato in un altro paese, insomma, lo trovo abbastanza complesso e anche abbastanza rischioso dal punto di vista delle garanzie. Però al di là di questo, quello che conta e che va nuovamente sottolineato è che comunque né la nuova fattispecie penale né l'aumento di pena previsto con le modifiche all'articolo 12 del testo unico potranno mai in qualche maniera intervenire sulle cause che producono la problematica dei flussi migratori e anche e soprattutto dei flussi migratori disperati verso il nostro paese. Ad oggi noi ci troviamo ancora in una situazione dove mancano canali di ingresso sicuri, canali di ingresso
proporzionati allo stato reale del fenomeno, dove mancano canali di immersione regolari per chi si trova già in condizioni irregolari in territorio italiano, cioè ci sono degli strumenti che possono intervenire sulle cause che determinano anche tragedie come quelle che abbiamo visto di fronte alle nostre coste e che continueremo a vedere. Ci sono strumenti che possono intervenire realmente su quelle cause, ma che vengono assolutamente lasciati nella faccia oscura della luna. Nella faccia chiara ci si mette quello che a livello propagandistico può servire di più per gestire un qualcosa che in realtà rispetto a quel problema non produce nessun tipo di intervento, ma anzi va invece a ridurre diritti e garanzie, va a tagliare le possibilità di protezione in territorio italiano e quindi di conseguenza paradossalmente va ad incrementare le ragioni per cui poi attraverso canali non sicuri, irregolari, incerti e rischiosi si tenta comunque di raggiungere paesi dove vivere è possibile, a differenza di altri paesi dove la vita diventa sempre più impossibile e sempre più difficile. Il decreto legge dovrà essere convertito, c'è uno spazio di tempo da qui alla conversione perché del decreto legge si parli, si discuta, si faccia oggetto insomma anche delle critiche giuste, radicali, che vanno poste ad una serie di contenuti normativi che esso contiene. Speriamo che in questo percorso che va verso la conversione si possa quantomeno ridimensionare i profili più negativi e più problematici, più critici del decreto legge. Io mi fermo qui e poi...